Sì, guarda, dovevo andare via, non volevo disturbare veramente. Come te la passi? Beh, bene, più o meno sempre le stesse cose. Quando cambierà la legge, io e Billy ci sposeremo subito. Te invece? Ti ho seguita, sai, con ammirazione. Premi, gloria. Sono tutte sciocchezze. Non pensavo quanto fosse importante, così l'ho capito. Bene, ieri è stato il nostro ultimo giorno di riprese, così devo partire. Ti ho portato questo. Grazie. L'ho preso dal mio appartamento. Lo apro subito. No, 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 mi imbarazzerebbe. Ok. Grazie, non so cosa sia, però grazie lo Lo stesso. avevo nel mio appartamento, poi, insomma, mi sono comportata così male con te 2 volte. E così poi, dopo, l'ho preso dall'albergo. E perciò il fatto è, Qual è il fatto? domani devo partire. E mi domandavo, se non lo facessi, insomma, tu potrei uscire un pochino con te, o molto magari, per vedere se ti piaccio ancora. Quella volta però che quell'attore ti ha chiesto di me, mi hai liquidato in 4 e 4 8. Ti ho sentito, sai? Sembra a te che racconto i fatti miei alla persona più sconosciuta d'Inghilterra? Scusami un attimo. Pronto? Sì, guarda, mi trovo in un momento un po' difficile al lavoro, ok? Dammi 10 minuti precisi e ti richiamo. Ok? Dai, a 10 minuti. Ciao, ciao. Scusami tanto. Non ti preoccupare, anche la giuria ha una pausa per il verdetto. Anna, senti, io sono una persona mediamente equilibrata e poco disinvolta in amore, ma devo dire di no alla tua gentile richiesta e terminare qui la conversazione. Benissimo. È stato bello vederti. Il fatto è che con te corro un grosso rischio. Sì, sembra tutto perfetto. Ma devi sapere che il mio cuore è relativamente fragile e non penso di riprendermi quando tu mi metterai da parte, come so che accadrà. Perché vedi, ci sono troppi film, troppe foto su di te. No, bello deciso, vero? Tu sei di Beverly, io di Notting Hill. Tutto il mondo ti conosce. Mia madre a stento si ricorda di me. Ok. Ottima decisione. Ottima decisione. La storia della fama non è tanto reale, sai? Non dimenticarti che sono anche una ragazza, semplice, di fronte a un ragazzo, e le sta chiedendo di amarla.